Amici di Progetto Comune, sono a San Benedetto del Tronto, sul Molo Sud, e se guardate bene sono su una poltrona scultura, una scultura di Anna Ruiz, artista spagnola, ma accanto a me c'è un'altra scultura, un'altra poltrona e un altro ospite. Sulla poltrona di Regis Chapron c'è qui con me, e sono davvero orgoglioso di averlo qui per conoscerlo meglio, l'architetto Pier Nicola Cocchiaro, che ci è venuto a trovare, nickname per gli amici Piero. Grazie architetto per essere qui. Prego, è un piacere per me, anche perché questa cosa che voi state vedendo e che vedranno i telespettatori la considero una figlia. Il motivo per cui torno in Italia è quello di realizzare ogni anno questa meravigliosa scultura viva che ha dato a San Benedetto tantissimo e riceve tantissimo dalla gente sanbenedettese e che ha dato a San Benedetto già 120 opere. Di questo meraviglioso museo del mare, come lo chiamo io, questo è il museo d'arte sul mare, che è unico nel suo genere. Siamo arrivati alla 16ª edizione, quest'anno sarà la 16ª edizione. Quest'anno sarà la 16ª edizione e appunto per questo diciamo che questa bambina, io la chiamo questa figlia, è cresciuta e quindi ho voluto regalare una nuova esperienza. La prima volta infatti che in scultura viva si realizzerà anche la sezione pittura murale. Oh, quindi questa è la grande novità di quest'anno, non solo scultura, anche pittura murale, anche perché è una delle sue passioni, no? Sì, io sono nasco come architetto, ma diciamo che poi la seconda mia passione più grande è la pittura e ho una mia attività artistica parallela che mi dà anche notevole soddisfazione, per cui quando lo scorso anno vidi che nel terzo braccio del molo sono allineati 66 bruttissimi blocchi di cemento di 2 metri per 2 metri, mi venne l'idea di poterli coprire con dei murales fatti da artisti di un certo spessore e pensai subito agli street artists che possono in questo caso sfogare le loro creatività su questi blocchi. Una bellissima idea, anche perché chiaramente la street art in questi anni sta conoscendo finalmente, ha ragione devo dire, il riconoscimento artistico che ci voleva, no? Assolutamente sì, e infatti io che sono anche il curatore artistico, quindi ho selezionato gli artisti partecipanti, ho scelto degli artisti che sono oggi sul mercato, quelli che diciamo più famosi per quanto riguarda l'Europa. Ho scelto un paio di artisti che sono uno spagnolo che ha come nickname, come nome d'arte Kenor, e un francese che invece ha come nome d'arte Remed. Il francese è molto conosciuto e addirittura ci sono, ma entrambi, e ci sono delle bibliografie anche negli Stati Uniti che parlano di loro. Sono giovanissimi, però hanno una creatività, una capacità, una forza, un'intensità che è veramente incredibile. Perché negli Stati Uniti c'è il merito, per fortuna, di riconoscere nei tempi giusti un artista, no? E di esaltarlo, cosa che invece da noi purtroppo spesso e volentieri è postuma e non va bene. Dicevamo però, questa adolescente, 16 anni, parliamo del concepimento, no? Nel senso, qual è stata l'idea originaria quando lei ha detto questo lungomare, da questi blocchi può nascere qualcosa? Ma veramente io sono stato il fautore, il progettista di tutta questa idea, cioè io sono entrato poi nel merito del progetto, perché lo spunto, l'idea è stata data assolutamente da una cittadina di San Benedetto, la quale
un giorno portò all'assessore comunale Pennesi, assessore allora al turismo, un ritaglio di una rivista, oggi possiamo dirlo, del settimanale Oggi, che parlava che era un reportage fotografico di un evento simile a questo, ma differente, dopo diremo perché, che si svolgeva già da 2 anni a Caorle, vicino a Venezia. Questa cittadina chiese all'assessore se non fosse il caso, visto che avevamo questa meravigliosa passeggiata con questa continuità di blocchi di travertino posto su un lato, proprio già, è una galleria d'arte già pronta, basta soltanto scolpirla, se non fosse il caso di utilizzare questa idea per trasformare questo molo in una galleria d'arte. L'assessore si rivolse a me per chiedermi un consiglio e da lì io gli prospettai subito un progetto per l'anno zero, per la prima edizione. Dopodiché dico, vediamo come va e se va bene poi possiamo procedere. L'anno zero fu un successo enorme. Solo 8 scultori naturalmente, perché in questa manifestazione partecipano 8 scultori o 10 all'anno. I primi 8 scultori fecero delle opere che stanno all'inizio naturalmente, le prime. E l'entusiasmo della gente nel poter partecipare finalmente alla nascita e allo sviluppo di un'opera d'arte, prerogativa che era solo dell'artista. Eh certo, chiuso nel suo laboratorio, nella sua bottega d'arte. Esatto, perché poi a un certo punto il popolo, la gente, può vedere l'opera finita nelle gallerie d'arte, nel luogo deputato. La mia associazione, che nacque 2 anni prima di questa iniziativa, voleva invece portare il popolo all'arte. E infatti lo scopo era quello e feci iniziative del genere già a San Benedetto nei 2 anni precedenti, che erano proprio quello di attrarre il popolo in luoghi non consoni, tipo il mercato della verdura, tipo il sottopasso della ferrovia nel quale feci un concerto polifonico a 4 voci meraviglioso. E allora l'associazione recepì subito questo invito dell'assessore Pennesi e io progettai feci un progetto base che poi si è esteso per tutti gli anni, perché il successo, ripeto, tornando alla prima edizione, che ebbe la prima edizione, ma un successo di pubblico, di partecipazione, perché incuriositi vedevano, partecipavano, chiedevano, parlavano con gli artisti, ed era quello che volevo io proprio. Era un simposio, era un incontro tra l'arte e il popolo, era il massimo che si possa pretendere. Allora, questa cosa poi mi ha spinto a sollecitare l'amministrazione a continuare per tutta questa operazione per tutti questi anni. un'operazione che noi allora aspettiamo con la 16ª edizione, noi la seguiremo, quindi vi invitiamo qui a San Benedetto per godere dell'arte davanti al mare. Io davvero ringrazio l'architetto Cocchiaro e in bocca al lupo per questa edizione. Crepi il lupo, io mi auguro che questa grossa novità che abbiamo quest'anno, che è la pittura murale, possa continuare nei prossimi anni, perché, come ripeto, è mia intenzione, dare a Scultura Viva il compito di produrre opere da mantenere in questa non galleria, ma in questo che è ormai, secondo me, diventato il Museo d'Arte sul Mare di San Benedetto. Visitatelo allora, grazie.